Ciao e benvenuto a Animalpedia. Nel video di oggi parleremo di una delle razze canine più popolare, il maltese. Il maltese è una razza di piccola taglia, nata nel Mediterraneo e nello specifico in Italia. È un cane dalle origini incerte, ma si sa che furono i fenici a portare dall'Egitto i suoi antenati, più di 2000 anni fa. Nella tomba di Ramses II sono state trovate delle statuette di pietra che hanno la forma del maltese attuale. Il maltese è un cane di taglia molto piccola, che in genere pesa fra i 3 e i 4 kg e che non supera i 25 cm di altezza. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta perfettamente ai piccoli spazi e agli appartamenti. Il pelo è bianco, folto, lucido e brillante e lungo. Il maltese è un buon cane da compagnia. Si tratta di un animale allegro, divertente e affettuoso con il padrone. Non è per nulla solitario e ama invece stare sia con le persone che con gli animali. Quindi soffre se passa troppo tempo da solo in casa. Per questo è perfetto per famiglie con bambini, ma anche per far compagnia alle persone più anziane. Ricordiamo che è un cane fragile e piccolo e può rompersi un osso facilmente se giochiamo con lui bruscamente. Il pelo del maltese è lungo e fino. Per mantenerlo sempre in ottime condizioni è necessario pettinarlo regolarmente con dei pettini speciali per prevenire l'accumulo di sporcizia e comparsa dei nodi fastidiosi. Per mantenerlo in perfette condizioni avrà anche bisogno di essere lavato almeno una volta al mese. Nel maltese la pulizia giornaliera è fondamentale per mantenere sempre il pelo bianco e include la pulizia degli occhi, delle macchie da lacrimazione e del muso. Dovremo utilizzare un panno umido e asciugare bene la zona. Il maltese non ha bisogno di fare molto esercizio fisico, infatti due passeggiate al giorno saranno sufficienti per un totale di 50-60 minuti. Per incoraggiarlo a bruciare l'energia in eccesso, potremo giocare con lui alla palla. Infine, ti ricordiamo l'importanza del cibo di qualità, che non solo farà sì che il mantello del tuo cane si mantenga bello e luminoso, ma ovviamente si tradurrà in una buona salute generale del cane. Consigliamo il consumo di mangimi a base di riso e pesce, poiché questo animale è propenso a sviluppare allergie. Il maltese è un cane generalmente sano e longevo. Se andremo dal veterinario ogni 6 mesi e seguiremo il calendario di vaccinazioni, ci assicureremo che il nostro cane è sano e felice. Ricordiamo che è propenso a sviluppare allergie, motivo per cui ci prenderemo cura della sua alimentazione. È propenso inoltre a soffrire di congiuntivite, un problema che possiamo prevenire se eseguiamo la pulizia del viso appropriata. Infine, anche la lussazione della rotula è frequente nei maltesi anziani. Affinché il maltese sia socievole e felice nella sua età adulta, dovremo farlo socializzare quando ancora un cucciolo, presentandolo a cani e persone e oggetti diversi. Useremo il rinforzo positivo ogni volta che saremo soddisfatti del suo comportamento e non utilizzeremo invece mai la punizione. Essendo un cane molto intelligente, imparerà senza difficoltà comandi di base e persino trucchi e ordini avanzati. Dedicare a questa attività circa 5-10 minuti al giorno sarà sufficiente. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Se ti è piaciuto il contenuto, lasciaci un like ed iscriviti al canale. Alla prossima!